ed erano infuriati contro di lei. Adesso ve lo dico io perché sono arrabbiati contro di lei. Perché questa donna ha avuto il coraggio di fare una cosa che loro non sono capaci di fare. Questa donna ha avuto il coraggio di amare, ma così come l'amore sa fare. Perché l'amore è sempre una cosa eccessiva, qualcosa di incomprensibile se non per chi sta amando. Qualcosa che non puoi calcolare o addomesticare dentro uno schema o semplicemente dentro un rito. Sono arrabbiati perché questa donna ha fatto una cosa spontanea, una cosa che si porta nel cuore e che usando una logica umana, mondana, è uno spreco. Ma guardandola invece dal lato di Dio, dal lato di chi ama, quella follia, quello spreco non è spreco. È l'amore pazzo, furioso di una persona che sta amando. È come se una persona si innamora talmente tanto di un'altra che, non lo so, quella torna a casa e trova casa invasa dalle rose. Certo che è uno spreco riempire la casa di una ragazza di rose, ma in quell'eccesso di sentimento, di amore che una persona prova, quell'eccesso è una maniera per dire io ti amo di qualcosa che non so più nemmeno controllare, che diventa follia. Che diventa un eccesso così grande. Immaginate che una va a casa, trova il proprio salone invaso di rose rosse, entra e dice: ma perché non hai venduto quelle rose e le hai date ai poveri? Perché tu non hai capito niente di chi ti ha mandato quelle rose, che se avesse potuto riempire l'universo di quelle rose l'avrebbe fatto, ma non perché odia i poveri o perché non ama i poveri, ma perché non trova alfabeti abbastanza eccessivi per dirti quanto ti ama, per dirti quanto ci tiene a te. E deve per forza diventare scandalo quella cosa.